operazione con lo credito 8 e le zone profane del 16 maggio 2011 con operazione con credito della giunta e della nomina del vice sindaco. Deliberazione numero 29, elezione del presidente e vicepresidente del Consiglio. Numero 30, nomina della commissione elettorale comunale. Numero 31, discussione e approvazione delle problematiche di governo, esce e controlla Franco. Deliberazione numero 32, istituzione della prima della quarta commissione sociale permanente e assente contro la
affinché si chiede di conoscere le modalità e la modificazione del rapporto che se tali sogni sono stati a prendere a fare nel corso di ragionamento. Grazie consigliere, risponde l'assessore della giustizia. Le motivazioni sostanziali
per cui stiamo andando a modificare il regolamento degli ICI, giusto per capire e per capirci. In questo momento sono intervenute l'assessore Fregolizzi delle modifiche normative. Tale modifica al regolamento ICI condurrà un maggiore controllo, una maggiore ricognizione, un maggiore accertamento delle entrate della nostra stessa. Ecco, vogliamo capire questo prima di andare a esprimerci sulla votazione. Che necessità l'ufficio di una interpretazione, diciamo così, autentica, quello che
si è voluto sostanzialmente tenere conto di quella che è la lettura che la Cassazione con corti di legittimità sta dando in questo periodo al decreto 93 del 2008, che ha deciso di esentare l'applicazione dell'ICI immobili destinati alla direzione principale. In particolar modo il nostro regolamento è nato in un periodo nel quale si è molto spinto dal punto di vista del legislatore nazionale verso una razionalizzazione e una più puntuale applicazione della sostanzialmente della realtà, applicazione della realtà effettiva a quella statale, nel senso che l'obiettivo degli enti deve essere quello di contribuire, tra virgolette, così che la statale possano fosse il possibile vicino alla realtà. Quindi, prima di andare al nostro regolamento, perché il principio si è ispirato. Successivamente, intervenendo la disposizione del 2008 che ha presentato sapere e conoscere che cosa stiamo facendo. Quindi doveva essere detta la premessa.
Rispetto a quello che diceva il nostro relatore, con questo obiettivo ci stiamo avvicinando.
in particolar modo chi ha competenza giuridica. Allora, leggo io la sentenza, la 12.261. Ai fini ICI, il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale, anche se di proprietà, non di un solo coniuge, ma di ciascuno dei due regimi di separazione del bene, non costituisce ostacolo all'applicazione per tutte dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascende la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma la prova dell'effettiva utilizzazione come abitazione principale dell'immobile, complessivamente considerata. Perché laddove si dimostra, dice chiaramente l'articolo modificato,
ricadere su questo aspetto una ricorrenza anteriore dell'agevolazione, non soltanto stiamo creando un contenzioso, ma stiamo senz'altro soccorrendo ogni tipo di contenzioso. Perché noi poniamoci di fronte al contribuente che presenta un pagamento dell'ICI, una dichiarazione ICI, da cui risulta avere due unità immobiliari destinate all'abitazione principale senza variazione catastale. Dal tenore letterale dell'articolo, così come lo dovremmo modificare, che ripeto, non ha una contenzioso, ma ha una soccorrenza certa in sé di contenzioso, e questo è il dato giuridico che dovremmo valutare tutti quanti. Se non c'è la variazione utile, noi dovremmo applicare su una delle due unità immobiliari l'agevolazione per l'abitazione principale, sull'altro le altre e dovremmo considerare l'applicazione secondaria che con aliquota piena. Aliquota piena significa un enorme carico in più sul contribuente, perché stiamo parlando da imposta 0 a 7 per 1000, per chi ci ascolta questo per rendere un po' di idea. Allora è evidente che la norma, così come è stata concepita la norma regolamentare, va assolutamente cambiata, va assolutamente limitata, perché la giurisprudenza ormai è costante ed è una giurisprudenza di Cassazione, quindi è un precedente giurisprudenziale di tutto rispetto, dice in senso esattamente contrario ciò che vogliamo dire noi. E ancora c'è una formulazione che lascia un po' di interpretazione. Sono considerate l'unica unità immobiliare sempre più unità occupate, laddove a condizione che il risultato del complesso abitativo utilizzato sia coerente con la categoria catastale delle unità che lo compongono. Il problema è semplicissimo e serio. Se io vado a fare a lui un accatastamento, a parte il fatto che qua non si presentano più le richieste, si aspetta di dire di più per avere le vendite, no? Una procedura dopo fa siamo subito. Però nel momento in cui io vado a fare il riaccatastamento di più unità immobiliari aventi, poniamo categoria catastale a 4 o a 3, io rischio di avere, anzi quasi certo, che io mi veda attribuita una categoria catastale superiore, se non altro perché soltanto perché saranno stati oggetto i vecchi immobili a delle operazioni o delle opere di ristrutturazione, di unificazione. Allora questa parte, quando parla di coerenza con la categoria catastale, lascia intendere che si debba avere come risultato una categoria catastale analoga rispetto a quella delle varie unità immobiliari che compongono la nuova. E questo è di dubbia interpretazione. Sarebbe stato quello che giusto dire sia coerente con la destinazione catastale, con la tipologia catastale, nell'ambito di una categoria catastale. Quindi questa norma regolamentare deve essere assolutamente rivista e deve essere assolutamente emendata per evitare che l'ente si sottoponga a del contenzioso che lo vedrebbe assolutamente soccombente dinanzi alle commissioni tributarie che già hanno una grande stima dell'operato del comune. Quindi se si deve emendare un articolo all'origine, se si deve cambiare il regolamento, ritengo che la strada maestra da seguire non sia quella della seduta plenaria del Consiglio, ma sia quella di una commissione che sono previste dal nostro regolamento di funzionamento consigliare. Non vedo le motivazioni per le quali non si devono adottare, non vedo le motivazioni per le quali non si cerca attraverso il dibattito di giungere, concludo subito, di giungere ad una formulazione di un regolamento che vale sull'intera collettività e sulle entrate dell'ente attraverso un lavoro di concertazione. Grazie. Grazie consigliere. Noi siamo pronti per l'emendamento. Allora,
senza condizioni. Da condizioni giù togliere tutto. Prego, dottore Borba. Deve scrivere. Dottore Bocco, dai lettura e poi a scrivere. Presidente, io lo posso. Non posso. Stiamo in attesa di una. Appunto per questo, Presidente, siccome stiamo in attesa per evitare questo momento di stasi, se possiamo, se non viene opportuno la Presidenza, sospendere la seduta per non è necessario. Non è necessario. Grazie. Possiamo mettere la proposta ai voti. Non è necessario. Presidente, Presidente. Possiamo mettere la proposta ai voti. Chiedo di sospendere la seduta per 10 minuti. Per consentire. Ma la proposta del consigliere Chiedere se la sospendiamo, che è favorevole. Si possono fare le solidarietà, non si può fare.
deriva dal fatto che ci sono delle situazioni catastali per le quali quello che vediamo non può esserci, non può verificarsi. Per esempio, quando si viene classificato da 7 in letta a 1 milione di anni, pur trovando 2 unità a 7 in un unico campo, in un unico recinto, queste non potranno mai essere accettate da lui come insieme unica unità di copia. Siccome quello che scriveremo qua sotto, quello che scriveremo qua sotto deve avere per qualunque destinazione catastale, stiamo riflettendo un attimo. Questo è quello che stiamo discutendo. Quanto dura la seconda parte?